Adesso ci vediamo, cioè, innanzitutto ringrazio i colleghi di Quota 96 che ci hanno ospitato in questa manifestazione con la quale si oppongono. Ma sempre in ritardo, eh? Avevo capito male. E chiedono il rispetto di diritti disattesi e passati nel dimenticatoio. Se un mese fa qualcuno mi avesse detto che sarei stata su questo palco a parlare con tutti voi, sarei scoppiata in una sonora risata. E invece sono qui, scusate se leggo, ma sono troppo emozionata e sono abituata a parlare a una platea, e non sono abituata a parlare a una platea così numerosa. Sono Rosaria Miranda, fondatrice e amministratrice del gruppo Facebook Ora Casa. Sono scoppiata a piangere, sarei andata di nuovo questo o l'anno prossimo, e mi sono ritrovata 6 anni prima, 188esima. Il pianto è durato poco, è subentrata la rabbia e ho creato il gruppo. Non immaginavo il successo che ha avuto, pensavo a un posto dove raccogliere altre colleghe e colleghi con i quali condividere la delusione e la rabbia e insieme contattare qualcuno che potesse aiutarci. Invece in pochissimi giorni hanno aderito tantissimi precari, nonostante si trattasse di un gruppo chiuso, e si è allargata la protesta abbracciando tutti i problemi che da anni affliggono la nostra martoriata categoria. Poi sono arrivati i giornalisti, le interviste, e si è cominciato a parlare di noi, ed eccoci qui. Da subito abbiamo chiarito nel nostro impegno e con tutti gli organi di stampa che non intendiamo condurre una guerra nord contro sud. Molti di noi, tra cui io stessa, siamo meridionali, che tanti anni fa hanno cominciato da zero la loro carriera nelle province del nord. Ne vogliamo una guerra tra poveri. La nostra unica controparte è un sistema sbagliato che ci sta calpestando da troppo tempo e ci sta sfruttando assumendoci a settembre e licenziandoci a giugno contro le sue stesse leggi. Siamo contro l'introduzione di concorsi a raffica quando ci sono ancora centinaia di migliaia di precari da stabilire. Non ce l'abbiamo con i vincitori del concorso, non ce l'abbiamo con gli idonei, né con i colleghi abilitati con i pass TFA eccetera. Vogliamo il blocco dei concorsi fino alla stabilizzazione di tutti i precari, è arrivato di dire, è il momento di dire, buona!